bentornati sul canale. Nuovo video, what I eat in a day, cosa mangio in un giorno. Questo è numero 39. Oggi vi faccio vedere delle ricette davvero sfiziose. Ma partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di prepararmi un frullato perché andavo veramente di fretta. Quindi per evitare di non fare colazione ho preso i miei fiocchi di avena, li ho messi all'interno di un frullatore. Io sto utilizzando il Bimby, ma voi potete utilizzare tranquillamente il frullatore. Ci ho messo un cucchiaino di semi di chia, se non ce l'avete anche semi di lino o potete anche evitare. Date una prima frullata, poi ci mettete una banana matura, del latte, un cucchiaino raso di cacao, potete anche non metterlo, e un cucchiaino di sciroppo di agave oppure miele. Frullate il tutto e avrete praticamente una colazione super veloce, però sana, proteica, che vi terrà comunque sazie per un bel po' di tempo. Ho anche aggiunto qualche noce da mangiare così. Per pranzo invece ho preparato questo piatto unico. Ho cotto praticamente i piselli surgelati in olio con un po' di cipolla, ci ho messo anche l'acqua per fino a coprirli, li ho fatti cuocere per un po', poi ci ho aggiunto il cuore di brodo, questo è della Knorr come sempre, e a parte ho cotto delle zucchine sempre con un po' di olio aglio, le ho fatte saltare un pochettino in padella, ho messo il coperchio e un po' di sale, spezie varie, e poi ci ho messo anche una manciata di prezzemolo una volta che si erano cotte. E a parte, in un altro pentolino ho cotto un po' di riso in abbondante acqua salata, l'ho condito con un po' di olio e questo è stato il mio piatto unico. Devo dire che questo metodo mi piace molto perché riesco a basare sia la quantità di pasta che la quantità di verdure, che deve essere comunque superiore rispetto alle altre cose. Pomeriggio non ho fatto un vero e proprio snack, ma ho preparato dei panini che poi mangerò la sera. Segnatevi questa ricetta per preparare questi panini all'olio, sofficissimi e buonissimi. È facile la ricetta, basta mettere un po' di acqua tiepida, ci sciogliete il lievito. Una volta sciolto il lievito andate a mettere l'acqua all'interno della farina, poi ci aggiungete l'olio, mescolate bene il tutto e infine ci mettete il cucchiaino di sale e mescolate, impastate tanto fin quando il composto risulterà bello elastico. Lo coprite con pellicola trasparente, lo lasciate lievitare per 2 ore, dopodiché una volta passate queste 2 ore vi ritroverete questo impasto super lievitato e sofficissimo. Lo dividete in 8 palline, le stendete con il matterello, le ricoprite con un po' di olio e le arrotolate. Più arrotolate stretto meglio è, io invece ho lasciato un po' di aria all'interno, ma non fa niente. E queste le coprite, una volta creati i panini, li coprite con un canovaccio e li fate lievitare un'altra ora. Passata l'oretta le potete infornare a 200 gradi per circa 25-27 minuti massimo. Quando si saranno dorati li potete tirare fuori dal forno. Li lasciate ovviamente raffreddare e poi questi li potete mangiare la sera, come appunto farò io. Infatti per cena ho deciso di preparare questo pesce spada condito con un po' di pangrattato, sale, prezzemolo, pomodorini, e l'ho messo in forno con delle patate tagliate molto sottili. Nel frattempo in padella ho cotto anche degli spinaci con un po' di burro, ci ho messo anche un po' di parmigiano e ho infornato insomma il pesce e le patate nel frattempo a 180 gradi circa, poi fate voi insomma per una ventina di minuti, e appunto questa è stata la mia cena. Ho accompagnato con il panino che ho preparato appunto in precedenza, e questi panini se volete li potete anche congelare una volta che si sono raffreddati ovviamente. E niente, questo è tutto. Spero tanto che questo mio video What I Eat in a Day vi sia piaciuto. Se è così, continuate a lasciarmi tanti like. Aspetto sempre i vostri commenti. Vi mando un bacione e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!